Ciao ragazze, nuovo video questa volta dei prodotti terminati e ne ho tantissimi da potervi mostrare. È una tipologia di video che come sempre mi piace tantissimo fare, so che anche a voi piace molto. In questo modo si possono esprimere veramente bene ciò che si pensa di un prodotto, se veramente ci è piaciuto, se veramente lo andremo a ricomprare, se è diventato parte integrante della nostra routine serale o della mattina e quindi iniziamo subito, prenderò come sempre a random perché i prodotti ne sono tanti, veramente ne sto finendo tantissimi, quindi ne vedrete vari di video. Eccolo qui, questa è sempre la mia bustina piena, bustina poi, diciamo, busta piena di prodotti, iniziamo subito. Allora, prima di tutto ho terminato questo che lo conoscete, l'Aosept per le lenti a contatto. In quest'ultimo periodo devo dire che ho avuto varie problematiche per gli occhi, per le lentine, perché lavorando molto al computer la miopia incredibilmente, ma vero, si è abbassata, ma si è alzata l'astigmatismo e quindi ho fatto varie prove per quanto riguarda per il cambiamento delle lentine. Però trovo che questo come liquido sia veramente uno, almeno per me, dei migliori. Finito anche questo della linea di Shiseido, la Cleansing Foam della linea White Lucency, mi sono trovata benissimo, veramente l'ho spremuta fino alla fine, infatti si vede tutta trasparente. Ciò che mi piace delle mousse in generale, anche quelle della linea di Shiseido, è che sono molto pannose, di una estrema morbidezza quando si vanno ad applicare. Io le utilizzo con il Clarisonic, con il quale mi trovo benissimo, e ho ancora il suo che non ho ancora terminato. Mi piacciono veramente tantissimo perché queste mousse sono, oltre che morbide, pannose, lasciano la pelle molto luminosa e iniziano anche con un gesto abituale di detersione a schiarire e ad illuminare l'incarnato. Questa è la linea White Lucency, una linea che nasce appositamente per chi ha problemi di discromie e di macchie, per dare luce all'incarnato. Io la trovo eccezionale, la consiglio veramente tantissimo anche nei cambi di stagione. Io l'ho utilizzata fino adesso e devo dire che è un prodotto che riprenderò senz'altro. Della linea sempre di mousse ho terminato la Fresh Cream Soap. Questo è un prodotto giapponese, mi è stato regalato ed è praticamente lo step numero 2 della linea di Kanebo, della linea di Sensai, del Creamy Soap. Anche con questo mi sono trovata molto bene, è analogo a quello nostro, che è nostro inteso europeo, quindi non ne ho più e sto utilizzando quello, praticamente il Creamy Soap o l'Instant Foaming Wash, che adoro tantissimo, soprattutto nei cambi di stagione e in previsione proprio dell'estate, di questo momento che fa molto caldo. Sempre per quanto riguarda routine, inteso di prodotti che ho terminato per quanto riguarda la pulizia, la Biosource, la linea, l'acqua micellare della linea di Biotherm. Devo dire che questo è stato un odio e amore. Biotherm fa parte della linea del gruppo L'Oreal, quindi gruppo Lancôme, e sto utilizzando anche quella. Chi mi segue su Instagram o su Facebook, anzi mi raccomando, vi lascio i link utili anche qui sotto nell'info box. È stato odio amore perché all'inizio mi era piaciuta tantissimo. Premetto che le acque micellari le utilizzo veramente quando sono di una stanchezza enorme, quando ho tipo mal di testa molto forte, non mi sento bene e quindi per velocizzare la mia skincare routine da notte la vado ad utilizzare, ovviamente anche per poterle provare. Però devo dire che questa, ripeto, è stato odio amore perché in alcuni momenti l'ho trovata asciutta, piacevole, non di quelle che erano eccessivamente proprio tipo doppie di consistenza. In altri momenti invece l'ho trovata sicuramente troppo idratante per il mio tipo di pelle, troppo ricca, nonostante io mettessi sempre la stessa quantità. Per quanto riguarda gli occhi, io non vado a struccare gli occhi con queste acque, se non passo prima il detergente specifico occhi e poi dopodiché vado ad utilizzare questo nei laterali. Non è sicuramente per un mascara ultra resistente, per un trucco molto resistente degli occhi. Io ne utilizzo almeno due tipologie di mascara alla volta, quindi devo dire che ecco, sicuramente non la ricomprerò perché ne ho tante da poter provare e quindi non dico bocciata, ma ne.
Questo prodotto che mi è stato regalato dalla mia amica Jessica, che ti saluto, ciao Jessie, è un sapone per le mani della linea dell'Occitane, il gel nettoyant pour les mains alla lavanda. Mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità, lascia le mani molto morbide, fresche, soprattutto poi con questa fragranza delicata della lavanda che io amo, stradoro, e quindi è stato un regalo veramente molto molto gradito. Ce ne vuole poi pochissimo, basta un push, io lo metto nel mio, diciamo, contenitore portasapone in bagno e mi è piaciuto veramente tantissimo e oltremodo è piaciuto anche a mio marito perché lui queste tipologie di fragranze gli piacciono molto. Poi lasciala veramente anche a sembrare assurdo, ma anche il palmo della mano anche bello morbido. Quindi questo sicuramente è uno di quei saponi che sicuramente ricomprerò e agli oli essenziali della lavanda. Io in genere utilizzo quelli della linea di Roger Gallet, avendoli al negozio, comunque di Atkinson, con i quali mi trovo veramente veramente benissimo. Però di questo non conoscevo l'esistenza e sono stata molto contenta di averlo provato. Per quanto riguarda make-up, devo dire che ho terminato questo della linea di Dior che non si fa più il gel per fissare le sopracciglia. Questo è proprio finitissimo. E non solo lo utilizzavo per quando mi truccavo, ma anche uno dei prodotti che avevo per quando andavo a truccare. E mi piaceva e mi è piaciuto tantissimo. Peccato che al momento Dior non ne faccia uno similare, perché non era quell'effetto, diciamo, acqua quando si andava ad applicare rispetto ad altri. Ma era un gel molto sottile che riusciva a tenere perfettamente in ordine il sopracciglio. E la cosa particolare che io amo dei gel è che non vadano a togliere la matita o la polvere che si vada ad applicare prima. Alcuni tipo, per esempio, ecco, in un video che spero prima o poi di fare, cioè prima o poi perché veramente ne ho tantissimi da fare, ma nei prodotti no, perché ecco, uno similare della linea di Essence, ma non perché costi poco, perché di Essence ci sono tanti altri prodotti che mi sono piaciuti, ma perché essendo molto ad acqua, veramente molto liquido, poco gel, porta via la matita che c'è sotto e quindi, diciamo, pur costando poco, non l'ho, ecco, finito, non lo ricomprerò. Cosa che invece questo della linea di Dior mi è dispiaciuto. E sempre come gel, questo comunque viene ancora prodotto della linea di Clarins, è il Double Fix Mascara, che ha un duplice utilizzo, sia perché può impermeabilizzare il mascara applicandolo prima, quindi questo poi va dopo, ma allo stesso tempo come sopracciglia. Io personalmente l'ho utilizzato raramente per le ciglia perché poi amo più il mascara waterproof quando lo vado ad applicare, però come gel mi è piaciuto tanto, anche se anche di questo è stato un odio amore perché all'inizio faceva un po' tipo polverina sulle sopracciglia, che è una cosa che veramente detesto. Non c'è cosa più brutta quella polverina, forforina che si fa tra le sopracciglia quando si applica un prodotto. E questo viene purtroppo fatto quando il gel è un po' siliconato, quando la polvere sotto non è stesa bene e quindi fa questo effetto di forforina o polverina, come la si voglia chiamare. Forse forforina non è molto carina, ma rende perfettamente bene il concetto. Quindi sicuramente anche questo è finito, strafinito, lo riprenderò, però diciamo non è stato al 100% meraviglioso come questo di Dior. Sempre di make up ho terminato la base per gli occhi di Sensai, adesso mi cadeva, ovviamente una delle mie preferite in assoluto, lo sapete, chi l'ha utilizzato sa che veramente fa la differenza, non perché altri non la facciano, ma in questo caso delle aziende high cost fa la differenza ed è una crema che dona moltissima luminosità sull'arcata sopraccigliare, palpebra mobile, è un antirughe veramente palpebrale e si può utilizzare anche da solo, è un prodotto eccezionale. Fissa la tenuta della matita e dell'ombretto senza creare quella piegolina antiestetica che viene fatta, che si può fare anche durante la giornata con estremo caldo o quando la palpebra è una palpebra molto oleosa. Mi è piaciuta tanto. E sempre in questione per quanto riguarda trucco, la Magica BB che avete visto anche in un'applicazione di tutorial. Io avevo delle bustine, devo dire che il prodotto, nonostante abbia provato la medio chiara e la numero 2, la 1 è la medio chiara e la 2 è quella medio scura,
purtroppo non mi è piaciuta proprio. Non è un prodotto che ricomprerei né ricomprerò. Quando l'ho applicata più di una volta non mi è piaciuta perché è una perfezione assoluta di energia più luminosità. Che cosa significa? Che resta nella trasparenza. E una BB cream è vero che deve sostituire anche una crema idratante se si volesse, quindi deve essere comunque più leggera, ma non mi piace l'effetto che nasce nella trasparenza, comunque mi deve dare un effetto di copertura, e questa, per quanto è sottile, per quanto nasce nella trasparenza, non me lo dà proprio. Un prodotto similare a questo, che devo dire non mi è piaciuto proprio, che ho comprato, ho visto perché anche voi mi avete consigliato, e che comunque chi mi segue sempre su Facebook e Instagram lascia sempre i link qui di utili, non mi è piaciuta, è quella della linea Olio Olaz, sì, la CC cream di Olaz, ma veramente, a parte doppia, consistente, sarà anche di estrema luminosità, ma ha questo effetto, e voglio dire, costa 16 euro perché tanto l'ho pagata, rispetto a questa che ne costa 20-21 euro, ma non mi è piaciuta proprio. Anche quella, purtroppo, ahimè, è bocciata, veramente no. Ho terminato, vabbè, i dei make-up duo, anche se ne sto utilizzando degli altri, mi trovo bene perché è un dischetto, una punta anche un po' più doppia, non è di quelli estremamente sottili, da un lato è sottile, cioè semplice, dall'altro lato è zigrinato, e quindi mi riesce anche a levigare perfettamente bene l'incarnato. Per la cura dei denti ho finito il Menta Dent White Now, l'avevate già visto in un altro video determinato, io poi li compro in serie, mi piace perché comunque dice denti più bianchi ogni volta che vuoi, ma questo non saprei, però è comunque in gel, e a me piacciono i dentifrici quando sono in gel, non so, sicuramente ne amo sempre cambiare, però anche di questo ne avevo preso due confezioni e mi è piaciuto. Come ho terminato l'Uni Green, questo per pulire, disinfettare, conservare e idratare le lentine, l'avevate già visto, io poi compro in serie e anche questo mi era terminato. Della linea di Givenchy mi è piaciuto moltissimo questo campione che ho provato, che è il Serum Mission Jeunesse, che innanzitutto la fragranza dei prodotti di Givenchy io l'adoro, è tra un misto di una fragranza di cocco, di agrumi, una fragranza molto molto fresca, e questo nasce nella linea proprio Jeunesse, che è la linea di prevenzione antietà, quindi per chi vuole approcciare alla linea di Givenchy, al brand di Givenchy, ed è un siero che ho messo sicuramente un paio di volte, l'ho utilizzato quando ho finito la palestra, mi sono fatta la doccia, anzi fatemi sapere perché ho un altro prodotto da mostrarvi per il mio beauty da palestra, se vi può far piacere vedere cosa vado a mettere nel beauty quando vado in palestra, se è una cosa che vi può risultare utile, e l'ho provato un paio di volte, non mi è dispiaciuto, quindi sicuramente può essere paragonato ad altri che io ho al negozio, però questo devo dire che è pollice in su perché mi è veramente piaciuto. In palestra ho terminato anche questo della linea di Flower by Kenzo, il bagno schiuma, che è una fragranza che io nel cambio di stagione in primavera utilizzo moltissimo, vanigliata, avvolgente, ricorda un po' tempi antichi, non so come spiegarmi, ma mi dà questa impressione, e mi è piaciuta tantissimo perché la fragranza ha delle note anche di muschio, di muschio bianco, di fiori al loto bianco, e mi piace veramente tanto. Non solo utilizzo in maniera, diciamo, adesso avevo una taglia più grande di bagno schiuma, ma utilizzo la fragranza, e mi piace anche il latte per il corpo, che lo sto adesso utilizzando sempre ora che sto andando in palestra. E ho terminato anche per i capelli lo fresh della linea di Chance. Sapete che mi piace, quando faccio lo shampoo la sera, mettere il prodotto per della linea di Merles Muller, che profuma di rosa bulgara, quindi una fragranza che non intacca anche quello che io vado a mettere come fragranza sul corpo, come profumo. In genere quando faccio lo shampoo la sera utilizzo quello, ma la mattina amo sempre mettere, sia d'estate che d'inverno, delle brume per i capelli, soprattutto perché dopo un paio di giorni, quando il capello inizia a sporcarsi, perché io lo lavo due volte a settimana d'inverno e un giorno sì, un giorno no d'estate, e anche quando vado al mare, anche tutti i giorni,
mi piace sentire la fragranza tra i capelli di un profumo che mi piace particolarmente. Le broom poi non ungono i capelli, possono anche illuminare, ma allo stesso tempo per quando si sta in un ambiente chiuso piuttosto che all'aria aperta, piuttosto per chi fuma o comunque chi diciamo lavora in un ufficio, quindi al chiuso, mi piace che i capelli anche abbiano una fragranza delicata o fresca che sia. In questo caso io Chance la utilizzo sempre d'estate o comunque adesso che sto andando a giocare, quindi vado in palestra e mi piace veramente, veramente tantissimo. Adesso l'alterno con quella della linea sempre di Narciso Rodriguez che mi piace moltissimo, però quella ecco la uso anche d'estate, però prettamente un po' più invernale. Anzi, fatemi sapere se voi utilizzate broom per i capelli. E per concludere ho terminato il mio prodotto della linea di Sensai, il prodotto a base di collagene ed elastina, al fattore di protezione 20, io la utilizzo da giorno, è un prodotto per le macchie, in più ripristina quello che la nostra pelle va perdendo a base di fibre di collagene ed elastina, quindi va a bombardare il nostro, diciamo, fibroblasto a produrre più collagene, fibre di collagene che sono non altro che il sostegno della nostra pelle, che col passare dell'età purtroppo andiamo perdendo. Quindi questo è un prodotto che io da giorno mi trovo benissimo e sottile. È uno dei miei preferiti insieme alla Prairie Sisley e ne ho usati anche altri, però avendo il fattore di protezione, sono un antimacchie, sono antietà, mi permettono poi di truccarmi immediatamente, non ungono e quindi per me che io la crema da giorno la utilizzo e la preferisco sempre sotto formula di fluido, per me sono l'ideale. Quindi questo mi è terminato, adesso sto utilizzando un altro che poi vi ho mostrato in foto su Facebook o su Instagram. Spero che questo video vi sia piaciuto, erano tanti prodotti, ne vedrete degli altri di video perché veramente ho ancora tantissime cose da mostrarvi. Fatemi sapere quali sono stati gli ultimi terminati del vostro periodo, quali come sempre mi consigliate. Spero di avervi tenuto compagnia, se vi va pollice in su, iscrivetevi al canale. Come sempre vi ringrazio delle nuovissime iscritte o iscritti che si sono iscritti al canale e io vi do appuntamento a prestissimo con un nuovo video. Vi mando un grande bacio. E alla prossima. Ciao!